In collaborazione con Euroconnection, Sparco, Botalla, Acqua Lauretana, Isaac di Silvano Grivetto, in via 25 aprile 12 a Busano, Bulenciel. Buon pomeriggio con le telecamere di Fatti di Sport, siamo al Bocciodromo di Perosa Argentina per i quarti di finale di Coppa Europa, che vede di fronte i padroni di casa della Perosina, Bulenciel contro la BRB. Ricordiamo che l'incontro di andata si è chiuso con la vittoria della BRB per 15-7. Durante la presentazione delle squadre è stato ricordato un minuto di silenzio la scomparsa di Franco Manzo, detto il martello di Cardet, per tanti anni portabandiere della Perosina Bulenciel. Commissario di gara il signor Occelli Mario, direttore di gara il signor Lombardi Andrea, arbitro internazionale, coadiuvato dagli arbitri Ruggero Fausto, arbitro nazionale, Voglino Marco, arbitro nazionale, Pescetto Riccardo, arbitro nazionale. Staffetta che vede schierate per la Perosina Bulenciel Matteo Mana e Leo Barnic, per la BRB Alex Borch e Ferrero. Leo colpisce dal cambio a Mana, colpisce anche Mana, colpisce ancora Mana, ancora colpito Mana, Lele Ferrero per la BRB e colpisce, andato al cambio a Alex, ancora Alex colpisce, ancora Alex colpisce dal cambio a Lele Ferrero, Lele Ferrero vola e la colpisce Matteo Mane, colpisce ancora Ferrero, Matteo Mana e colpisce, 1:15, il risultato è di 14-15, vola, quindi sono sul 16-15, colpisce ancora Leo dal cambio a Matteo Mana, colpisce Matteo Mana, colpisce Matteo, ancora Matteo, vedi qua, ancora Leo, mentre dall'altra parte Alec colpisce, colpisce dopo 2 minuti di gioco, il risultato è di 23-25 per la Perosina Bulenciel. Lele Ferrero colpisce, colpisce ancora Ferrero, dà il cambio ad Alex, colpisce Alex, sono 27-31, 28-32, colpisce Alex, ancora Alex, colpisce Leo del cambio Matteo Mana e colpisce, 35-32 a favore della Perosina Bulenciel, colpisce ancora Mana, ancora Mana che colpisce, Leo colpisce, Leo ancora lui che colpisce, e sono
41, adesso 42 a 39, 43 a 40. Ancora Matteo Mana, colpisce Mana, dall'altra parte Ferrero che è colpito. Un minuto. Alex colpisce, colpisce ancora Alex, colpisce ancora Alex, sono 45, 46 a 49, 47 a 50, sono sempre i tre punti di vantaggio, con mezza corsia di vantaggio, 30 secondi al termine, il vantaggio della Perosina è di 52 a 49. Colpisce Leo, 15 secondi al termine, colpisce ancora Leo, ancora Leo colpisce e termina la sua prova, 57 a 53 a favore della Perosina Bulanchel sulla BRB Ivrea, e sono i primi due punti a favore della Perosina. Se ami l'innovazione, se cerchi il meglio, se scegli il colore, fai una scelta vincente. Bulanchel, l'avvenire è già nelle tue mani. Sta per prendere via il secondo turno. Nel primo tiro di precisione, Ferruglio contro Grattapaglia, mentre nei due tiri combinati, Jancic contro Nari, Melignano contro Grosso. Sono partiti i due tiri
in contemporanea combinato, mentre nel tiro di precisione Grattapaglia sulla boccia da un punto colpisce 1-0 avversario Ferruglio. Ferruglio sulla boccia da un punto colpisce 1-0. Gigi Grattapaglia sul pallino da due punti lo colpisce e si porta sul 3-1. Ferruglio sul pallino da due punti lo vola e resta fermo sull'1-3. Gigi Grattapaglia sulla boccia da 5 punti tra i due ostacoli colpisce anche l'ostacolo rosso, nulla di fatto, resta fermo sul 3-1. Ferruglio, boccia da 5 punti, colpisce ma sposta l'ostacolo rosso, nulla di fatto anche per lui, 1-3. Gigi Grattapaglia sul pallino da 3 punti lo colpisce e si porta sul 6-1. Ferruglio, pallino da 3 punti, colpisce anche lui e si porta sul 4-6. Gigi Grattapaglia sulla boccia da 4 punti, ostacolo sulla destra, la colpisce e si porta sul 10-4. Ferruglio, boccia da 4 punti, ostacolo alla sua destra, anche per lui, la colpisce e si porta sul 8-10. Gigi Grattapaglia in versione di ostacolo da 4 punti, la colpisce ancora e si porta sul 14-8. Ferruglio, boccia da 4 punti, in versione di ostacolo, colpisce anche lui e si porta sul 12-14. Gigi Grattapaglia sulla boccia da 3 punti, ostacolo pallino, la colpisce e si porta a 17-12. Ferruglio, boccia da 3 punti, pallino ostacolo, la colpisce ancora e si porta sul 15-17. Un bellissimo tappeto. Boccia da 4 punti per Gigi Grattapaglia, colpisce l'ostacolo rosso, nulla di fatto, resta fermo sul 17-15. Ferruglio, boccia da 4 punti, tappata rossa, la vola e resta fermo sul 15-17. Gigi Grattapaglia sulla boccia da 3 punti, ostacolo alla sua destra, brutta bocciata, fallisce e resta fermo sul 17-15. Ferruglio, boccia da 3 punti, la colpisce e si porta in vantaggio per 18-17. Gigi Grattapaglia sulla boccia da 3 punti con inversione di ostacolo, ostacolo alla sua sinistra, la colpisce e si porta 20-18. Ferruglio sulla boccia da 3 punti, ostacolo sulla sinistra, la colpisce e si porta sul 21-20. Ultimo pallino decisivo da 5 punti. Gigi Grattapaglia sull'ultimo ostacolo, pallino da 5 punti, lo colpisce e si porta 25-21, quindi bocciata decisiva per Ferruglio. Ferruglio sul pallino da 5 punti lo colpisce e si porta 26-25 e quindi si aggiudica il primo tiro di precisione, porta il parziale dell'incontro Perosina Bullenshell 4 BRB 0. È iniziata la terza mano nel 2 combinato e il campo che vede Grosso in accosto contro Melignano sul risultato di 8-0. Nell'altro campo Jancic contro Nari, Jancic in vantaggio per 8-4. Vediamo Jancic che va in bocciata sull'accosto di Nari, lo colpisce.
mentre nel campo adiacente è Grosso che va in accosto dopo aver fallito il primo accosto. Accosto che gli rimane corto anche questo. Nari nel campo adiacente che va ancora in accosto, la boccia gli rimane corta. Grosso in accosto con la sua terza boccia di mano entra nel cerchio, Simone Nari fallisce anche questo accosto. Mentre va in bocciata Melignano, fallisce la bocciata Melignano, suo primo errore. Simone Nari in accosto con la sua ultima boccia. Fallita anche questa boccia. Mentre Melignano ha fallito la sua seconda bocciata. Jancic in bocciata. Colpisce Jancic, dichiara boccia, la colpisce, Grosso che va in accosto. Ben giocata, entra nel cerchio. Colpisce Jancic. Melignano fallisce ancora la terza bocciata. Risultato quindi dopo la terza mano, Grosso 10, Melignano 9. Nel combinato, nel campo numero 1, all'inizio della quarta mano, Jancic che va in accosto sul risultato di 11-5 a suo favore nei confronti di Nari. Reggie Bush sulla boccia da un punto, la colpisce e ci porta sull'uno pare avversario Longo. Alessandro Longo sul pallino, lo colpisce e si porta sul 3-1. De Regibus colpisce anche lui il pallino da due punti e si porta sul 3 pari.
Longo, 5 punti, tocca anche l'ostacolo rosso, nulla di fatto, resta fermo sul tre pari. Fabrizio De Reggi Bus sulla boccia da 5 punti, carambola anche lui sull'ostacolo rosso, tre pari. Alessandro Longo sul pallino da 3 punti, colpisce anche l'ostacolo rosso, resta fermo sul tre pari. Fabrizio De Reggi Bus sul pallino da 3 punti, tra i due ostacoli. Lo colpisce e si porta sul 6-3. Alessandro Longo sulla boccia da 4 punti, colpisce anche l'ostacolo rosso, resta fermo sul 3-6. Fabrizio De Reggi Bus sulla boccia da 4 punti, la colpisce e si porta sul 10-3. Alessandro Longo sulla boccia da 4 punti in versione di ostacolo, colpisce anche l'ostacolo rosso, resta fermo 3-10. Ritorniamo intanto sul tiro di precisione ed è Fabrizio De Reggi Bus sulla boccia da 4 punti con inversione di ostacolo, la colpisce e si porta 14-3. Ancora nel combinato numero 2 è Grosso che dichiara per la seconda volta il pallino. Non sbaglia di un soffio e resta 14-11 a suo favore. Al tiro di precisione, Alessandro Longo fallisce la boccia da 3 punti, pallino ostacolo, resta fermo sul 3-14. Fabrizio De Reggi, boccia da 3 punti, colpisce anche il pallino di ritorno, resta fermo sul 14-3. Alessandro Longo sulla boccia da 4 punti, ostacolo rosso, la fallisce e resta fermo sul 3-14. Fabrizio De Reggi Bus sulla boccia da 4 punti, tappata rossa. La colpisce e si porta sul 18-3 e di fatto si aggiudica l'incontro con 3 bocce di anticipo. Fabrizio De Reggi Bus sulla boccia da 3 punti, ostacolo alla sua destra, la fallisce, resta fermo 18-3. Longo colpisce la boccia da 3 punti e si porta 6-18. Fabrizio De Reggi Bus sulla boccia da 3 punti, ostacolo alla sua sinistra, colpisce anche l'ostacolo, resta fermo 18-6. Longo fallisce il pallino da 5 punti e termina la sua prova a 6. Fabrizio De Reggi Bus, ultimo bersaglio, pallino da 5 punti, lo colpisce e si porta a 23-6 e si aggiudica l'incontro e porta il parziale dell'incontro BRB 2 Perugina Bullinger 4. Colpisce e si porta sul 18-23. Nell'altro combinato sul 18 pari tra Melignano e Grosso, Melignano che va in accosto, boccia che gli rimane larga, Jancic nel campo adiacente che va in accosto, boccia che gli rimane corta, Melignano nell'altro campo in accosto, ed entra nel cerchio,
Jančić in accosto. Boccia ben giocata. Intanto Grosso che va in bocciata e colpisce e si porta sul 19 pari. Nari in bocciata, colpisce Melignano in accosto con la sua terza boccia. Realizza Simone Nari, va sul pallino, lo fallisce e quindi il punteggio è 24 Jančić, 19 Simone Nari quando sta per cominciare l'ultima mano. Intanto Grosso che va in bocciata, colpisce sul 20 pari, l'ultima boccia in accosto per Melignano. Ancora un'ottima giocata. Daniele Grosso che va in bocciata, la colpisce, si porta sul 21 pari, ancora una boccia in mano. Ottimo accosto di Simone Nari nell'altro combinato, Jančić che va in bocciata. Colpisce Jančić e si porta sul 25-20. Intanto Daniele Grosso sul 21 pari dichiara pallino, lo colpisce e si porta sul 23-21. Nari che va in accosto, boccia che gli scappa lunga. Un Coronari che va in accosto con la sua terza boccia, risultato ormai acquisito a favore di Jančić. Realizza, si porta a 21. Jančić in bocciata, colpisce 26-21. Tanto sul risultato di 23-21 per Grosso su Melignano. È Grosso che va in accosto. Ottimo, e realizza. Simone Nari, ultima boccia in accosto. Ottimo accosto, termina la sua prova a 22. Intanto Melignano sulla costa di Grosso, colpisce, sono 22-24. Jančić in bocciata, colpisce, sono 27-22, il risultato finale della vittoria di Jančić per 29-22, porta il parziale dell'incontro 6 per Perosina Bolinciel, 2 BRB Ivrea. Melignano poi imbocciato sulla costa di Grosso, lo colpisce, sono 23-25. Daniele Grosso in accosto con la sua terza boccia.
ottimo costo e si porta sul 26 Milignano. In bocciata colpisce e si porta sul 24-26. Ultima boccia in accosto per Daniele Grosso. Ottimo accosto e di fatto si aggiudica l'incontro, si porta sul 27. Luca Milignano in bocciata, la colpisce e termina la sua prova a 25, quindi Grosso si aggiudica l'incontro 27 a 25 e porta il parziale dell'incontro per Perosina Bulenciel 6-4 BRB Ivrea. Siamo con il dottor Kevin Bardus, amministratore unico della Euroconnection, ditta leader in Italia e tra le prime in Europa, specializzata nel settore della produzione e assemblaggio di cablaggi elettrici ed elettronici, quadri di comando per l'automazione industriale e non solo. Come avete passato questo lungo momento di pandemia? Ma diciamo che noi siamo stati abbastanza fortunati perché non abbiamo subito alcun momento di flessione dal punto di vista del mercato. Anzi, quest'anno stiamo raggiungendo dei valori impensabili fino a qualche anno fa. Stiamo raggiungendo e superando tutti i record che, sinceramente, me l'avessero chiesto 3 anni fa non ci avrei creduto. L'anno scorso, durante il periodo di pandemia e di lockdown, non ci siamo mai fermati. Nonostante tutto, il 2020 abbiamo concluso con un meno 3% di fatturato rispetto all'anno precedente. Insomma, rispetto alla media di mercato è stato un grosso risultato. Quest'anno chiuderemo presumibilmente intorno al 23% col segno più rispetto all'anno precedente, quindi è un risultato incredibile per la nostra realtà. Nonostante tutto, la vostra produzione è in costante aumento. Sì, abbiamo aumentato anche l'organico all'interno delle due aziende. Adesso siamo tra le due aziende circa 110 persone. E se continua così, credo che aumenterà ancora di più. Almeno me lo auguro, ce lo auguriamo tutti. L'unico problema in questo periodo è la reperibilità delle materie prime, perché fatichiamo con ogni componente a ricevere i materiali in tempo e soprattutto con lo stesso prezzo, perché anche il livello dei prezzi è aumentato, quindi anche la nostra competitività viene meno. Però fino adesso non ci lamentiamo, speriamo che il 2022 sia meglio da questo punto di vista e che mantenga gli stessi risultati dal punto di vista di fatturato e di ordinato da parte dei nostri clienti. Quindi, oltre all'aumento esponenziale dei dipendenti in queste due aziende, siete anche partnership in altre aziende? Sì, abbiamo qualche partecipazione, ma diciamo che il nostro core business è rimasto sempre lo stesso, nel senso che noi facciamo cablaggi per automazione industriale e rimaniamo comunque in questo ambito. Il nostro obiettivo comunque è di crescere, quindi in futuro magari ci saranno altre opportunità, però adesso ci concentriamo su quello che dobbiamo fare, che ne abbiamo già abbastanza, diciamo. 5 minuti. Sul risultato di Perosina 6 BRB 4 è partita la prima navetta, che la Perosina schiera Leo Bernice Petric per la BRB. Appaiati colpisce Petric, Petric colpisce, Leo è già in vantaggio sulla corsa. Ancora Petric,
Leo. Ancora Leo e colpisce. Pallisce intanto Petri, la sua prima bocciata. Colpisce Petric. Colpisce Petric. Ancora Petric. E intanto colpisce ancora Petri, il risultato di un punto a favore di Petric e una mezza corsia di vantaggio per il giocatore della Perugina Buenciel. Colpisce ancora Petric. Leon colpisce ancora, ancora Leo colpisce, sono 21-19, 21-20, è in vantaggio ormai di una corsia di vantaggio. Bocciata fallita di Petric, bocciata fallita anche per Leo. Fallisce un'altra bocciata Leo, sono 22-22. Ma è in vantaggio di una corsia. Leo colpisce. Colpisce. Ancora Petric. Leo. Colpisce Leo. 27 pari, ma in vantaggio di fatto di una corsia, 28-27, 28 pari, 29-28, 2 minuti al termine. Petric colpisce. Petric. Colpisce, colpisce Petric, Leo, ancora Leo che colpisce, fallisce dall'altra parte Petric e quindi il vantaggio effettivo è di un punto, secondo errore di Petric. Quindi 37-34 quando manca un minuto al termine. 38-36. 39-37 in vantaggio di una corsia. Leo.40 secondi al termine, 41 a 39, 42 a 40, 43 a 42, 44, 15 secondi al termine, 45 a 43. Fallisce adesso una bocciata, tutte e due sbagliano la bocciata, risultato sempre 45-44. Quindi si aggiudica l'incontro la Perugina Buenciel, porta il parziale dell'incontro sull'8-4 sul risultato di Perugina Buenciel 8, BRB 4, parte il secondo tiro progressivo che vede Micheletti per la Perugina Buenciel, Alex Bernic per la BRB Ivrea, colpisce Micheletti, fallisce adesso la sua prima bocciata a Micheletti, colpisce ancora Micheletti. Alex
Bernic colpisce. Colpisce ancora Alex. Colpisce Alex. Alex colpisce. Micheletti. Colpisce Micheletti. Ancora Micheletti. Colpisce ancora Micheletti. Dopo 1:10, risultato di 13-12 a favore della BRB. Colpisce ancora Micheletti. Alex. Ancora Alex che colpisce. Colpisce ancora Alex. Colpisce Alex. Colpisce Alex. Risultato dopo 2 minuti di 20-19. Micheletti 18. Micheletti colpisce ancora. Ancora Micheletti colpisce. Fallisce adesso la bocciata Micheletti, colpisce Alex. Dopo 2 minuti e 30 di gioco, 25-22, fallisce Micheletti. Colpisce Alex. Ancora Alex colpisce. Colpisce Alex. Ancora Alex. Micheletti per la Perosina Bolognese che colpisce, si porta a 27-32. Quando mancano 1 minuto e 40 al termine della prova, Micheletti colpisce. Ancora Micheletti. Micheletti colpisce. Ancora. E Alex per la BRB che si porta sul 37-32, 38-33, 39-34, 1 minuto al termine. Micheletti fallisce la sua bocciata. Micheletti fallisce ancora adesso la bocciata in debito di ossigeno. Colpisce ancora, si porta sul 36-43. 30 secondi al termine. Alex si porta sul 45 e Micheletti a 39. 46, 47 a 38, 40, mancano 4 secondi, ultima bocciata, termina la prova, 49 a 41 a favore di Alex Bernic su Davide Micheletti. E il parziale dell'incontro si porta Perosina Bolognesiel 8-6 per la BRB Ivrea.
sul risultato di Perosina 8, BRB 6. È partito l'ultimo turno di gioco tradizionale per la durata di un'ora e un quarto. Nel campo numero 1 la coppia per la BRB Barbero Grattapaglia, per la Perosina Ferruglio e Collette, va in accosto Barbero. Boccia che gli rimane corta e lunga, non prende il punto di Collette. Nel campo numero 2 l'individuale che vede Melignano contro Grosso, e Melignano che va in accosto, punto in terra di Grosso. Voce che gli rimane corta. Quattro punti in terra per la Perosina Boulanger, che si porta sul 10-2 dopo un'ora e 6 minuti di gioco. Nell'individuale sul risultato di 5-2 a favore di Nari, Matteo Mana che va in accosto. Boccia che imballa leggermente e passa. Simone Nari che va in bocciata, colpisce la sua ma va fuori anche quella di Mana. Nari che va in accosto con un ottimo accosto. Matteo Mana è in bocciata con la sua ultima boccia. Matteo Mana che va in bocciata, colpisce, un punto in terra e si porta sul 3-5. Nell'individuale Grosso che va in bocciata, fallisce la bocciata, risultato di 2 pari dopo 45 minuti di gioco. Daniele Grosso che va in accosto, voce che gli scappa lunga. Grosso che va ancora in accosto, voce che rimane corta. Melignano che va in accosto, ottimo accosto di Melignano, sono 2 punti. Melignano che si porta sul 5-2 nell'individuale contro Grosso. Della coppia è Jancic che va in bocciata, la colpisce. Ancora una boccia in mano per Fabrizio De Regibus. Fabrizio De Regibus che va in bocciata, la colpisce. Sono 1 punto in terra per la BRB che si porta sul 3-10. Daniele Grosso che va in bocciata, avendo una boccia nel quadro. Colpisce e Grosso si porta sul 3-5. Sul campo numero 1 la coppia Barbero Grattapaglia in vantaggio per 7-5, man mano in questo momento sta volgendo a favore della Perosina. Nell'individuale Melignano Grosso
Melignano che è in vantaggio per 6-3 quando mancano 7 minuti e 30 al termine dell'incontro. Nell'altra individuale Nari è in vantaggio su Matteo Mana per 9-3, mentre nella prima coppia la Perusina Bolencella è in vantaggio per 10-5. Se questi fossero i risultati, fra 7 minuti si andrebbe allo spareggio. Riassumiamo i risultati quando mancano 3 minuti al termine dell'incontro. Nella prima coppia Barbero Grattapaglia per la BRB, Collette Ferruglio per la Perugina, in vantaggio la Perugina per 8-7. Nell'individuale Grosso contro Melignano è in vantaggio Melignano per 6-3. Nell'individuale Matteo Mana contro Simone Nari è in vantaggio Simone Nari per 10-3, mentre nella prima coppia De Regibus e Ferrero contro Jancic e Kozek è in vantaggio Kozek e Jancic per 10-6. Quindi con questi risultati si avvicina lo spareggio. Il tempo è scaduto, quindi momento decisivo. Nell'individuale Simone Nari, Matteo Mana si aggiudica l'incontro Simone Nari, che porta quindi il risultato sul 8-5. Luca Melignano che va in accosto, boccia che gli scappa lunga, una boccia in mano per Luca Melignano, due bocce in mano per Grosso. Luca Melignano che va in accosto. Punto in terra per Grosso, che quindi ha possibilità di impattare. Daniele Grosso che va in accosto. Ottimo accosto e sono due punti in terra. Mentre vince la coppia Ferruglio Collette, che si portano quindi sul 10-8. Si aggiudica anche l'incontro la coppia Ferrer, la coppia Jancic Kozek su Ferrero e De Regibus, e quindi di fatto l'incontro volge al termine con la vittoria della Perusina, e quindi si va agli spareggi che vedranno 3 accostatori per ogni squadra e 3 bocciatori sul pallino per ogni squadra. Vincerà chi totalizzerà il miglior risultato, e adesso andremo a vedere.
Isaac di Silvano Grivetto, in via 25 aprile 12 a Busano. La batteria nel Canavese è Unibat, batterie per tutte le applicazioni. In via Fratelli Berra 23B ad Ozegna. Sta per prendere avvio lo spareggio per Rosina BRB per decretare chi si qualifica per l'incontro semifinale finale di Pora che il 12 e il 13 novembre in Croazia. La Perugina schiera Miligano e Kozak e Colletta come puntatori, Jancic, Ferruglio e Manamatteo per i bocciatori. La BRB schiera De Regibus, Nari e Barbero a punto, i tiratori Grosso, Grattapaglia e Ferrero. Luca Miligano è il primo puntatore per sorteggio della Perugina. Punto che non riesce. Va in accosto per la BRB Enrico Barbero. Boccia che anche lui gli scappa lunga, nulla di fatto, 0-0. Bocciata sul pallino per la Perugina e Jancic che lo colpisce. Daniele Grosso, bocciata sul pallino e lo colpisce anche lui, uno pari. Per la prova appunto Andrea Colletta che va in accosto, accosto che riesce e si porta sul 2-1. Accosto per la BRB per Simone Mani. Accosto che riesce e si va sul 2 pari. Sul pallino in bocciata è la volta di Matteo Mana che lo vola. Il risultato resta fermo sul 2 pari. Bocciata sul pallino per la BRB e Gigi Grattapaglia e lo colpisce e si porta sul 3-2. Terzo tiratore a punto per la Perugina Boulanger Kozak. Boccia che gli scappa larga e fuori, nulla di fatto. Terzo accostatore per la BRB Ivrea, Fabrizio De Regibus. E Fabrizio ce l'ha fatta. Quindi la BRB si aggiudica lo spareggio per 4-2 sulla Perugina Boulanger, quindi sarà la semifinalista a Porec in Croazia il 12 di novembre per poi accedere alla finale il giorno dopo. Un bel incontro finito allo spareggio e uno spareggio forse giocato meglio degli altri in casa avversaria. È stata una bella partita, naturalmente questo regolamento ci svantaggiava perché giocavamo fuori casa lo spareggio, però i giocatori sono dimostrati molto solidi alla lunga nell'arco delle 2 partite, più lo spareggio penso che abbiamo giocato meglio noi. Quindi adesso vi aspetta Pora che tra le squadre favorite? Ma vediamo, perché la Coppa Europa è una coppa un po' strana, si gioca con pochi giocatori, tutte prove alternative, quindi però
no, andiamo là per fare la nostra partita. Ricordiamoci che noi l'abbiamo già vinta 7 volte la Coppa Europa, quindi sappiamo abbastanza come si fa. Da Perosa Argentina è tutto, con la vittoria agli spareggi della BRB sulla Perosina Boulenciennes, che si qualifica per le finali del 12 e 13 a Porec in Croazia. Con le telecamere di Fatti di Sport, arrivederci al prossimo appuntamento. In collaborazione con Euroconnection, Sparco, Botalla, Acqua Lauretana, Isaac di Silvano Grivetto, in via 25 aprile 12 a Busano, Boulenciennes.